Allora, bentornati ai ragazzi del nostro club Fabio e Francesca, e adesso io mi voglio concentrare su Febbre da fieno, che presentiamo in anteprima oggi nel salotto di Effetto Notte. Questo film uscirà il 28 gennaio nei cinema italiani. Allora, abbiamo qui la regista e il cast, quindi ricordiamo brevemente la storia. Insomma, in questo film tu, Diane, ti innamori per una serie di coincidenze del personaggio interpretato appunto da Andrea Bosca. Vi trovate a lavorare all'interno di questo negozio vintage, tra poco vedremo le clip. È un amore, se vogliamo, un po' impossibile, perché lui è innamorato di un'altra donna che non è disponibile. Insomma, potremmo dire ora, con quelle etichette che piacciono a noi giornalisti, ma ne discuteremo, l'antimoccia in qualche modo, chissà, non lo so, va bene? Ma intanto però vorrei dire una cosa, ecco, questo film è prodotto e distribuito dalla Disney ed è il secondo caso praticamente nella storia di Buena Vista Italia. Allora, Laura, come hai fatto a convincere la Disney? Il famoso sogno americano? In realtà io mandai una prima sceneggiatura proprio in una busta alla Disney, vivevo a Londra, e inviai questa sceneggiatura e mi risposero: sì, l'abbiamo letta, grazie, e ha dei riferimenti politici, diciamo, troppo specifici e quindi non va bene per la nostra azienda. Io mandai dopo un'altra sceneggiatura e mi dissero: ci piace molto, è troppo violenta, è troppo dark. Allora mandai un lungometraggio d'animazione e mi risposero: grazie, però l'animazione non la facciamo più. E quindi io smisi completamente, no, di fare qualsiasi tentativo. Poi mi scrissero dicendo: ah, il nostro reparto editoriale si ricorda di te, se hai qualcosa che è adatto al nostro tipo di politica ce lo manderesti. E così è nata questa avventura, che è durata un po' di sviluppo. Poi c'è un coproduttore che è la DAP, che ha coprodotto con la, certo, Disney. Allora, se diciamo che Febbre da fieno è una storia d'amore un po' vintage, diciamo una cosa giusta o una cosa sbagliata? Se per vintage si intende la possibilità che si dà alle cose del passato di avere una nuova vita, e quindi è un po' una storia sulle seconde chance e sulla possibilità che le persone, in questo caso i nostri personaggi, cercano, e gli oggetti veri e propri hanno una vita nuova all'interno del negozio. Allora, e veniamo appunto a questi personaggi. Quindi Andrea Bosca, tra l'altro ti ricordiamo in tantissimi film, serie televisive, ma di recente noi credevamo da una parte, e poi un film molto atteso, magari alla fine di questa puntata ci dirai qualcosa in anteprima, Gli Spiorati, è uno dei film appunto in uscita nei prossimi mesi. Allora, del tuo personaggio che idea ti sei fatta? Di Matteo, che ho molto nel cuore, ho un'idea da fratello praticamente, da amico proprio vicinissimo. Matteo mi ha colpito quando ho cominciato a leggere la sceneggiatura, perché aveva delle abitudini che io ho, sia quella di riutilizzare delle cose del passato ridandogli comunque un'esistenza, una vita, sia proprio il fatto che si innamora di persone perdutamente. Tanto perdutamente che non riesce a vedere che poi la persona giusta per lui ce l'ha sotto gli occhi. Eccola. Che è Diane Fleury, appunto, insomma, però con Camilla, qualche difficoltà. E come tutti noi, molti di quelli che verranno a vedere il film avranno questo tipo di vicinanza con Matteo. Quando siamo troppo presi da una cosa, cominciamo a perdere tutti gli altri riferimenti, comincia a diventare una missione tornare insieme alla tua ex, piuttosto che... O comunque viene molto difficile distrarsi da tutto quello. Allora, Diane, ti ricordiamo, il mio fratello è figlio unico, solo un padre, tra l'altro ci è venuto a trovare proprio per questo film. Insomma, ecco, anche il tuo amore per questo personaggio è un po' una missione, perché lei proprio rimane fulminata, no? Insomma, sì, diciamo che in questo film è molto presente il sogno, l'importanza del sogno, e Camilla è una persona capace di inseguire il proprio sogno nella realtà. E quindi a dispetto dell'apparente timidezza e discrezione di Camilla, che in fondo parla anche poco, arriva in questo negozio in punta di piedi, poi in realtà si dimostra una persona che va a prendere tutto quello che cerca nella propria vita concretamente, e Matteo fa parte di questo progetto. Poi ovviamente tutto è più complicato di quello che... Sì, anche perché a complicare le cose ci si mette un po' il vento, no? Sembra, sì, una cosa banale, sì, detta, però è così, no, ragazzi? Sì. Guarda qua. Laura, è così? Sì, il nostro motto è: basta un colpo di vento a cambiare il corso della vita, il corso delle cose. Delle volte sì, un minimo dettaglio può deviare completamente il corso degli eventi. E questo, diciamo, noi abbiamo questa storia che è narrata un po' anche dal Ponentino, che è il vento magico di Roma, che si dice trasporti messaggi tra innamorati timidi. Vedevo che Diana ha avuto un sussulto, volevi aggiungere qualcosa? Perché questa imprevedibilità è anche molto, molto bella, aggiunge quello che...
tutto ciò che non ti puoi aspettare, poi ti insegna molto di più di tutto quello che ti puoi aspettare. Quindi è fondamentale, in positivo e in negativo, in realtà ti lascia sempre qualcosa in più. Ed è forse lì dietro che c'è l'anima di questo film, che ha un qualcosa di diverso da tutto quello che io ho visto fino ad oggi. Bene, vi vedo entusiasti, Andrea? Sì, l'anima delle cose molte volte le vedi nelle parti secondarie, sai quando dicono, guarda al lato della tua inquadratura, vedi delle piccole cose, noti delle piccole cose. Questo è un film di piccole cose, di piccole persone, ci sono alcuni artisti a cui ci siamo anche un po' ispirati, Little People di Slincaccio ci ha raccontato come le persone nelle piccolissime cose possono raccontare la loro anima, il loro mondo. Gli oggetti sono così, ma sono anche delle persone. Le persone non sono oggetti ma sono delle anime. È tutto un gioco di Matrioska per andare verso questa... Laura, oggi stiamo assistendo a qualcosa di inusuale nel nostro studio, perché di solito sono gli attori, sono i registi, insomma, no? Che difendono in maniera molto calorosa il proprio film, e stavolta sono gli attori, e allora ce lo vediamo nel salotto di Effetto Notte. Fabri da Piano, eccolo bene. Qua. Sì, ecco, sto cercando... Matteo, Franchi, lei è Camilla. Ciao. 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 Da domani lavorerà con noi. La sua grazia ridà vita a quel luogo di ricordo, popolato da strani clienti. La posso aiutare? No. Ma tu perché sei punk? Malati d'amore. Giuda, tu non mi conosci, ma credimi, io non sono la solita ammiratrice. E cuori infranti. È stato un po' di tempo, eh? Un anno, un mese e due settimane. Camilla ha un segreto, sussurrato solo dal vento. Festeggiamo il tuo ritorno. Ma cos'hai? Hai gli occhi lucidi. Niente, un po' di febbre da fiera. Queste cose la gente le butta. Ma io le tengo qui. Finché non mi scoprono io queste cose, le tengo tutte nascoste qui. Ma quello è il Big Bang? Sì. Uno scherzo del Valentino.